Divieto di sosta oscurato dall'edere, poco visibile agli automobilisti. Questa è la denuncia di una cittadina che è stata multata per aver lasciato la sua auto nella stradina che conduce all'Istituto Superiore Sebastiano Mottura e al Tribunale di Sorveglianza. Difatti, l'edera copre la scritta a ambo i lati del divieto e molti inconsapevoli dello stesso, poco attenti della sua presenza, continuano a posteggiare sul lato sinistro della stradella. Un altro divieto di sosta si trova pochi metri più in là, in prossimità del cancello del Tribunale di Sorveglianza. Maggiore visibilità della segnaletica verticale, la richiesta della cittadina indignata per non aver più trovato la sua auto posteggiata e per la sanzione ricevuta. Tra l'altro, sempre in Viale della Regione, in prossimità dell'incrocio con la via che collega a quello che un tempo era il villaggio Urra Casas, da tempo giace sul marciapiede un segnale di precedenza. L'altro giorno sono venuta a prendere i libri per la scuola di mio figlio, praticamente qua, e mi sono posteggiata dal lato sinistro della scuola. E uscendo, visto che la mia macchina non c'era più, ovviamente il vigile si è portato via la macchina col carro attrezzo. Praticamente qui c'è un segnale, sì, ma dove non si vede completamente. Quindi io suppongo che quando una persona entra in velocità e con tanta fretta, non vede neanche il palo, perché il palo non si vede, anche se non si vede quello, almeno un palo si dovrebbe vedere. Di metterla almeno dall'altro lato, dove un volendo, si vuoi o non vuoi, anche da lontano, da là sotto, si potrebbe vedere. E poi volevo anche dire, non ero solo io messa qua, eravamo tante altre macchine dove il carro attrezzo, il vigile, si è fatto la giornata con me. Praticamente per me questo non è corretto, perché una volta che fai la contravvenzione e ti porti il carro attrezzo, la macchina via, dovrebbe essere uguale per tutte le altre persone. E poi un'altra cosa. Visto che ci sono caltanissetta è molto, diciamo, sporca, con erba lunga da tagliare, io direi che il sindaco dovrebbe prendere le persone più deboli, diciamo, e dargli qualche lavoro, perché loro ci lavoreranno molto bene a tagliare l'erba e consumare la giornata lavorando per guadagnarsi un pezzo di pane.